Avete idea di che cosa sia? Ah, non saprei. Fammi vedere. Non ho mai visto questo simbolo prima d'ora. Sì, giusto, Mac. E ce n'è un altro qui. Hanno tutti lo stesso simbolo. In effetti ce ne sono parecchi. Forse il simbolo significa che questi pezzi vanno assemblati. Domanda, ma che cos'è? Non ne ho proprio idea. Però, visto che ha una batteria, potremmo accenderlo. Vediamo, interruttore. Dov'è l'interruttore? Ah, eccolo. È un robot! Non avvicinatevi, lo controllo. Ehi! Ehi là! Salve, riesci a capirmi? Ah, per tutti i Gigawatt! E tu chi sei? Mi chiamo Leo Callisto e loro sono Miles e Merk. Ciao! Tu come ti chiami? Non ricordo bene. Fatemi schiarire le idee. Fatto. Idee schiarite. Va molto meglio. Ciao, io sono Yubi. Ah! Dove mi trovo? Che ci faccio qui? Mi sono perso! Ci sono solo Tami in questo posto? Beh, sì. Ci troviamo su Crankle. Un pianeta pieno di rottami. Un pianeta di rottami? Ah! Grazie. Allora, ricapitolando, mi trovo in un deposito di rottami, ma non sono un rottame. O forse sì, mi hanno gettato via! Immagino che tu non sappia perché sei qui. No! Mi ricordo di essermi perso, cioè completamente perso. Stavo cercando la rotta verso casa sulla mia mappa spaziale quando boom! All'improvviso è apparsa un'enorme creatura metallica che mi ha inghiottito! Una creatura metallica? Intendi una come quella lassù? Forza! Fuggiamo! Ci inghiottirà tutti! È famelica! Oh, fuoco e fiamme. Scusate, cado a pezzi quando sono stressato. Sta tranquillo. Ma quella non è una creatura. È uno spazzino cosmico, una navetta automatizzata. Secondo me, una di quelle navette ha scambiato la tua astronave per un rottame e l'ha trasportata qui. Beh, può anche darsi che non abbia il velivolo più carino della galassia, ma non è un rottame, vedete? Dov'è? Dov'è la mia astronave? Dov'è? 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 Oh, eccola lì! Oh, fuoco e fiamme, distrutta! Come farò a tornare a casa? Nessun problema, Yubi. Il mio papà può aggiustarla in un secondo. Sì, e tornerai a casa in un baleno. Lo apprezzo molto, papà. Ma la mia mappa deve essersi persa, perché qui non c'è! E senza la mappa come faccio? Forse il tuo pianeta è segnato anche sulle nostre mappe. Come si chiama? Numero 3. Non diamo nomi, li numeriamo. Sono tanti i pianeti che hanno solo un numero. Impossibile trovare il tuo nelle nostre mappe. Oh, non rivedrò mai più la mia gente. Su, Yubi, non preoccuparti. Io e Merk ti aiuteremo a ritrovare la mappa. Davvero? Deciso sul serio? Grazie, grazie, grazie mille! Sarà un piacere. Yubi, forse è meglio mettersi subito alla ricerca della tua mappa. Giusto, giusto! Oh, scusate, mi dareste una mano? Anzi, due. Grazie! La mia mappa stellare è fatta così. E allora dritti alla meta come una cometa! Cometa? Io non vedo comete. Ah, umani. Miles dal futuro. A Disney Junior.